Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla denuncia da parte della CGIL e della Fillea in merito allo stato di abbandono in cui versa la strada provinciale Gela Butera. Chiesto un intervento immediato per mettere in sicurezza l'arteria della vicenda, è stato informato il prefetto. Un intervento immediato per mettere in sicurezza la strada provinciale Gela Butera è quanto chiede la segreteria confederale della CGIL di Caltanissetta assieme alla Fillea CGIL. Il sindacato del settore edile, nel denunciare l'inerzia della politica e della burocrazia, propone da subito una soluzione che passa attraverso il blocco dell'arteria e l'immediato ripristino. La competenza spetterebbe all'ex provincia, che però è senza fondi. Il traffico veicolare inoltre si è spostato sulla strada a scorrimento veloce Gela Caltanissetta, usurando ancor prima del tempo anche questa arteria di nuova costruzione nella quale quotidianamente si registrano incidenti. Noi come Fillea CGIL già a marzo 2016 avevamo denunciato questo stato comatoso della Gela Butera, soprattutto diciamo dai lavoratori che fanno la scuola, la Gela Butera, per andare a scuola degli studenti, e che con molta difficoltà si sono evitati incidenti addirittura abbastanza seri. Gente che è venuta proprio perché noi abbiamo la buona abitudine di girare la provincia e ci denunciavano proprio il fatto che soprattutto nel periodo invernale come quello di ora si sono evitati incidenti abbastanza seri. Allora noi chiediamo immediatamente, abbiamo inoltrato questa richiesta al prefetto, in maniera che interroghi i comuni di Gela e Butera nei sindaci, perché non possono semplicemente denunciare una cosa del genere, ma devono impegnarsi affinché ci sediamo tutti in un tavolo per ripristinare questa arteria. Cioè, è paradossale che a distanza di 2 anni ancora si continui a stare con questo genere di strada, oltre che questa arteria è importantissima per il collegamento fra Gela e Butera. E poi in due giorni aggiustano una voragine e qua non siamo in grado in 2 anni di aggiustare una corsia che oltretutto è tutta frenata, si aspetta che si frani anche l'altra per interrompere il collegamento fra Gela e Butera. Salvaguardare l'incolumità è un dovere non rinviabile. Prima di tutto chiediamo l'incolumità e il blocco della viabilità della Gela Butera, proprio perché non dobbiamo aspettare che succeda qualche incidente mortale per bloccare la strada. Dobbiamo lavorare in maniera preventiva, bloccare la strada, aggiustarla e poi rendere nuovamente la strada, per metterla nelle condizioni di avere quella sicurezza che tutti gli automobilisti devono avere. Domani alle 10 presso locali della Camera del Lavoro di Gela in via Pitagora 19 si svolgerà una riunione per discutere con i pensionati del protocollo d'intesa firmato dai comuni, dai sindacati unitari e dall'ASP per l'istituzione del tavolo di lavoro permanente nel distretto sociosanitario per valutare le iniziative da proporre ed intraprendere sul territorio. Si parlerà anche del prossimo referendum costituzionale, introdurrà Rosaria Scicolone della SPI CGIL, interverranno Ignazio Giudice, segretario generale provinciale della CGIL, ed Antonino Giannone della segreteria provinciale SPI CGIL Caltanissetta. E proseguono gli incontri per il sì alla riforma costituzionale da parte del PD a Gela in vista del referendum del 4 dicembre prossimo, venerdì 2 dicembre alle 17. I big del Partito Democratico incontreranno la città al Cineteatro Antidoto di Macchitella. Interverranno Piero Fassino, Fausto Raciti, Enzo Bianco, Davide Faraone, Michela Giuffrida, Giuseppe Arancio, Peppe Di Cristina, Alessandra Asia, Enzo Cirignotta, Claudia Caizza e Giuseppe Gallè. Maria Pingo e Sara Bonura, esponenti del Megafono, hanno presentato una mozione per chiedere la realizzazione a Gela di una pista di atletica leggera. Rivolgendosi al sindaco, chiedono di acquisire i terreni inutilizzati. Nella mozione, depositata ieri per essere messa ai voti nella prima seduta utile di Question Time, si impegna l'amministrazione a rinvenire tutti i progetti che sono stati depositati negli anni precedenti in modo da velocizzarne, sempre nelle forme
norme di legge, l'iter burocratico ad individuare il territorio più idoneo per la realizzazione della pista comunale di atletica leggera. Pingo e Bonura chiedono inoltre di dotare tutte le associazioni esistenti in città di pedane per lanci e salti e di tutta l'attrezzatura necessaria per consentire ai giovani di praticare lo sport di atletica leggera nel miglior modo possibile. Vista la grande affluenza di ragazzi che si è manifestata per tutto il mese di novembre, i Giovani Democratici di Gela, in collaborazione con l'Associazione Codici, hanno deciso di prolungare di un altro mese l'attività dello sportello informativo Bonus Cultura, che permette a tutti i neo-diciottenni di potersi registrare e di usufruire dell'incentivo dato dal governo qualora questi trovassero difficoltà nella procedura. Un servizio che è stato donato alla città in un momento in cui la scena politica sembra aver smesso di essere dalla parte dei cittadini per far largo ad una becera lotta alla poltrona, affermano i membri del comitato promotore dei Giovani Democratici. Il bonus cultura di 500 euro rappresenta un vero e proprio incentivo da parte del governo per i ragazzi che entrano nell'età adulta a consumare beni culturali. Lo sportello informativo sarà adibito nella sede di via Empedocle 85 ogni venerdì dalle 17.30 alle 20. Per contatti c'è anche un'email: giovanidemocratici@gmail.com. E ora parliamo dell'iniziativa che si è svolta oggi nella scuola Paolo Emiliani Giudici di Gela, una festa dell'albero in occasione della manifestazione Cuore a Cuore. Appuntamento oggi nella scuola Paolo Emiliani Giudici di Gela per la festa dell'albero promossa dall'Istituto Comprensivo San Francesco e da Cantiere Gela. Durante la manifestazione, che ha visto la presenza di alunni, genitori e docenti, si è svolto anche un tavolo tematico dal titolo Povertà, Educazione e Dispersione Scolastica. Cantiere Gela è composto dalle associazioni Agesci Gela 5, Formica Operosa, Gela Famiglia, Centro Aiuto alla Vita, Il Tempio di Apollo e Servirti. È stata promossa anche l'iniziativa Cuore a Cuore. La nostra scuola, che sempre, da sempre si occupa di solidarietà, di bontà, di diritti dei bambini, e ha una convenzione con alcune associazioni di volontariato di Gela che hanno proposto questo progetto Cuore a Cuore per poter sensibilizzare i bambini ad avere i loro diritti e non solo, anche per prevenire i loro disagi e, non ultimo, aiutare le famiglie povere che sono proprio assistite da queste associazioni. Stiamo vivendo un meraviglioso momento, un inno alla vita, quindi ringrazio la dirigente scolastica che ci sta ospitando, ma anche le insegnanti e soprattutto i bambini per questo momento. Questo evento l'abbiamo chiamato Cuore a Cuore, abbiamo messo insieme bambini, albero e solidarietà. L'albero perché è vita, ci dà frutti, ci dà l'ossigeno all'ambiente, i bambini che sono la nostra speranza e il nostro futuro, e la solidarietà che ci mette accanto a persone che forse hanno bisogno rispetto a quello che noi abbiamo. I bambini vengono a conoscenza di questo, si mettono in relazione, è bello. Poi stamattina questi bambini con i loro canti, con le loro poesie ci stanno riempiendo il cuore. Di nuovo grazie a tutti coloro, i quali, anche le famiglie che sono dietro a questi bambini che hanno partecipato a questo bellissimo momento. Grazie a tutti per questo momento che ci stanno facendo vivere e grazie anche a nome di tutte le famiglie che riceveranno la solidarietà di queste famiglie, degli insegnanti e da tutti coloro che hanno lavorato per questo momento. Una delegazione di volontari della Fidas ADAS di Gela, presieduta da Enzo Emanuello, ha preso parte all'annuale corso di formazione organizzato dalla Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue presso il Centro Congressi Gli Archi di Roma. La 3 giorni di incontri e approfondimenti tenuti da relatori altamente qualificati è stata occasione di scambio e confronto sui temi strettamente inerenti alla donazione del sangue, i giovani ed il volontariato,
volontariato e la diffusione della cultura del dono, principalmente nelle scuole. All'interno dei gruppi, nei quali sono stati suddivisi 136 partecipanti all'evento formativo, è emersa forte l'esigenza di coinvolgere le nuove generazioni, non solo nella maggiore età in poi, ma a partire dalle scuole primarie, momento in cui è più facile interagire e far in modo che possano crescere con attenzione verso l'altro. Proseguono a Gela le iniziative per i festeggiamenti per l'Immacolata Concezione previsti per l'8 dicembre. Oggi alle 17.15 preghiera del Rosario Meditato e canto dello Stellario. Alle 18 celebrazione eucaristica e catechesi animata dai giovani e dai vari gruppi cittadini. E alle 20 adorazione eucaristica animata dal Movimento Fraternità Apostolica della Divina Misericordia. Le iniziative si svolgono nella parrocchia San Francesco d'Assisi, retta da Don Giorgio Cilindrello. Anche il comune di Caltanissetta, che anni fa ha aderito al patto dei sindaci, si doterà a breve del PAES, ovvero il piano d'azione per l'energia sostenibile, che consentirà di abbattere entro il 2020 del 20% le emissioni di CO2. Un piano che sarà stilato entro il primo trimestre del 2017 e che, una volta redatto, dovrà essere approvato in consiglio comunale, che servirà a tagliare le emissioni di gas serra, a ridurre il consumo di energia e ad incrementare l'uso delle energie rinnovabili, con l'obiettivo di ottenere una mobilità pulita, riqualificare energeticamente gli edifici pubblici e privati. A presentare il piano e le azioni preliminari che porteranno alla sua stesura l'assessore alla viabilità e vivibilità Giuseppe Tumminelli, affiancato dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico e dai componenti dell'ufficio PAES, da poco costituito. È un documento fondamentale, a maggior ragione oggi, perché se non il comune di Caltanissetta non è dotato di questo strumento, non si può neanche partecipare a misure europee nella nuova programmazione PioFESR 2014-2020. Altresì è uno strumento fondamentale per cercare di contenere le emissioni di CO2 attraverso il risparmio energetico, attraverso una valorizzazione delle fonti di energia rinnovabile e attraverso l'utilizzo e il contenimento delle emissioni di CO2 che possono derivare tanto da una mobilità sostenibile quanto da un corretto utilizzo nel risparmio energetico, che può derivare sia dall'illuminazione pubblica sia dalla realizzazione di impianti che possano valorizzare le fonti di energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e di energia termica. A redigere il piano, con la collaborazione dell'ufficio PAES del Comune, sarà la società romana che si è aggiudicata l'appalto per circa 20.000 euro. Due intanto gli incontri che si terranno il 16 dicembre e il 20 gennaio con gli attori interessati per definire le modalità di stesura del piano. Nel novembre del 2015 è stato lanciato il nuovo patto dei sindaci, quindi ci sono dei nuovi obiettivi che non sono più al 2020 ma al 2030. Perché ormai, diciamo, il 2020 è dietro l'angolo, e è stato innalzato anche l'obiettivo di riduzione, che non sarà quindi più del 20%, ma bensì del 40%. All'interno del nuovo PAES, quindi, non dovranno essere inserite soltanto azioni di riduzione delle emissioni, quindi di mitigazione, ma anche azioni di adattamento ai cambiamenti climatici che sono in atto e che possiamo vedere, diciamo, i cui effetti possiamo vedere quotidianamente. Finalmente, dopo tanti anni di battaglie sul territorio, siamo riusciti a vedere l'avvio di questo processo che doterà Caltanissetta di questo piano per l'energia sostenibile. Speriamo che sia un processo partecipato, che veda coinvolta la città, perché altrimenti rischia di rimanere un libro dei sogni. L'assessore comunale ai servizi sociali di Giabella ricorda che entro domani le famiglie che versano in particolari condizioni economiche possono presentare una richiesta per accedere al contributo per la fornitura idrica a favore delle cosiddette utenze deboli. Hanno diritto all'agevolazione i nuclei familiari che hanno fino a 3 figli a carico con una certificazione
popolazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 7.500 euro o le famiglie con oltre 3 figli a carico ed una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 20.000 euro. Sono esclusi dal contributo i morosi che non provvedano a regolarizzare la propria posizione o le utenze che già usufruiscono della tariffa agevolata riservata ai pensionati. Modelli e modalità di presentazione dell'istanza sono disponibili negli uffici del Segretariato Sociale in Viale Mediterraneo o sul sito internet del Comune di Gela. Con un piccolo gesto rendi più dolce il tuo Natale. Come ogni anno, la sottosezione Unitalsi di Gela propone la vendita dei presepi di cioccolato. Ad ogni acquisto sarà regalato un biglietto con diversi premi, tra cui il pellegrinaggio a Lourdes. Il ricavato sarà completamente devoluto per le iniziative a favore dei ragazzi in difficoltà. Appuntamento il 3, 4, 10, 11, 17 e 18 dicembre in Piazza Umberto I, Piazza San Giacomo, via Palazzi Angolo di Albania, viale Corte Maggiore davanti ai muretti di Macchitella e dinanzi alle parrocchie cittadine. Per informazioni ci sono due numeri telefonici 0933 933822 e 366 8733 220. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e o i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiani e riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in Tetra Pak vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e non, buste, sacchetti zucchero e farina, shopper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Torna il presepe vivente allestito dall'associazione SMAF, Sport, Musica, Arte e Folklore, presieduta da Gaetano Davide Arizzi. Appuntamento i prossimi 25, 26, 27 dicembre e 5, 6 gennaio nel quartiere Canalazzo dalle 19 a mezzanotte. Un evento che porterà a riscoprire una tradizione secolare come il presepe e a valorizzare luoghi sconosciuti del centro storico ma con loro antico fascino. All'ingresso del presepe, via Casale, angolo Piazza Salandra, al visitatore verrà chiesto un contributo simbolico di 3 euro che in parte verrà devoluto in beneficenza alla piccola casa della Divina Misericordia. Con il biglietto d'ingresso si avrà diritto alla consumazione tra una variegata scelta di prodotti tipici del nostro territorio. E ora parliamo, ci riferiamo allo sport, al calcio, dello straordinario momento che sta vivendo il Gela in Serie D. 4 vittorie di fila per la compagine allenata da Pietro Infantino e domenica al Presti ci sarà il derby con la San Cataldese. Un Gela che viaggia a 1000, 4 vittorie consecutive, 9 gol fatti ed uno solo subito. Secondo posto in graduatoria distante appena una lunghezza, 5 punti invece che dividono i biancazzurri da Legia Virtus capolista. Un momento d'oro per la truppa allenata dal tecnico Pietro Infantino. Una squadra che gioca a calcio e che nei momenti più difficili riesce ad agguantare con tutte le proprie forze quello che vuole. Così come è accaduto domenica a Cava dei Tirreni. Nel momento in cui l'11 campano, dopo il pareggio, ha tentato di vincerla gara, Nassi e compagni hanno assestato il colpo del KO. Esame di maturità superato alla grande. E domenica al Presti, derby con la San Cataldese. Domenica è stato un esame di maturità importantissimo che abbiamo superato a pieni voti. Devo essere veramente molto orgoglioso della prova dei ragazzi, in quanto abbiamo dimostrato di essere una squadra matura, non ci siamo mai sbracati, abbiamo contrabbattuto colpo su colpo
ad una grande squadra come la Cavese, costruita per vincere il campionato. E, è indubbio che vogliamo proseguire su questo percorso importante, questo campionato importante che stiamo facendo, e la cosa che mi rende più felice è il fatto di dare gioia a questa città, a questi splendidi tifosi. Non dobbiamo abbassare assolutamente la guardia. Domenica ci sarà una partita molto ma molto importante, un derby sentito, contro una squadra che quando gioca contro il Gela dà il meglio di sé, per cui ci prepareremo bene, con grande intensità, con grande professionalità, perché vogliamo continuare su questa scia positiva. Il Gela piace e non vuole più fermarsi, la favola deve continuare. Abbiamo detto all'inizio del campionato in tutte le salse che avremmo voluto fare un campionato importante, perché Gela, i tifosi, la città lo meritano. Stiamo assolutamente rispettando i programmi societari e vogliamo e ci tenteremo, metteremo tutto noi stessi per far sì che questa bella favola continui. Noi siamo veramente molto ma molto convinti di poter continuare a fare bene. 12ª edizione dell'European Basketball Week 2016 si è svolta oggi a Gela. 12ª edizione dell'European Basketball Week 2016 si è svolta oggi nella scuola Salvatore Quasimodo di Gela. Circa 20 cestisti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Orizzonte di Natale Saluci, che hanno avuto come loro partner atleti delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale, si sono confrontati in partite dimostrative di sport unificato allo scopo di diffondere la cultura della diversità e la filosofia di Special Olympics. Una bella occasione per ritrovare uno sport che per me significa molto, mi ha cresciuto, mi ha dato dei valori importanti, valori che in questi giorni e in questa occasione ritrovo anche in questi ragazzi, ragazzi che rappresentano uno squarcio importante di Gela, e per questo motivo per me è un onore rappresentare l'Arma e più in generale lo Stato italiano. Siamo onorati di far parte di questa manifestazione e per quanto riguarda i ragazzi ho visto che c'è un grande entusiasmo, hanno una grande forza e spero che siano da esempio di vita per tutti. Per me è veramente un piacere partecipare con questi ragazzi diversamente abili in questo sport unificato che è la settimana del basket, e siamo felici veramente di essere presenti e di dare il nostro contributo come Forza Armata. Alla manifestazione hanno partecipato due team scolastici, la scuola Salvatore Quasimodo e la Luigi Capuana. Vogliamo dare un input al territorio a sviluppare lo sport unificato per un percorso di integrazione ed inserimento proprio a 360 gradi. È una delle giornate classiche che noi da 13 anni facciamo, è un momento importante anche perché le forze dell'ordine e le forze di polizia hanno condiviso questo momento e grazie a loro possiamo fare un percorso di diffusione dei valori della solidarietà e dell'integrazione. Un momento di aggregazione, un momento di crescita che ci fa piacere che per la Sicilia Gela è stata scelta come tappa per il nostro territorio. Tutti dobbiamo farci carico dei ragazzi diversamente abili, cioè se non c'è un lavoro sinergico di tutte le componenti che sono la scuola, che sono gli enti, che sono anche le associazioni anche sportive, difficilmente il processo di inclusione può avvenire pienamente. Non dobbiamo pensare che l'inclusione sia soltanto l'inclusione scolastica. Si terrà giovedì 8 dicembre in Piazza Umberto I a Gela la manifestazione Corri con Papà Natale 2016. L'appuntamento è previsto per le 9.30. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Green Sport Promotion di Giuseppe Valetti in collaborazione con il Comitato Locale UNICEF, la Croce Rossa, la Protezione Civile e Ligio Soccorso e col patrocinio del Comune. L'evento rientra nel progetto di educazione alla salute, sport ed ambiente che ha la finalità di promuovere
l'attività motoria in età evolutiva all'aperto. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al 347 57 99 271. Sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, numero 88 dell'8 novembre scorso, è stato pubblicato il bando di concorso per titoli d'esami per il reclutamento di 20 talenti del ruolo tecnico-logistico-amministrativo per l'anno 2016. Ci riferiamo alla Guardia di Finanza. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che alla data del 1 gennaio 2016 non abbiano superato il giorno di compimento del 32° anno di età, siano quindi nati in data non antecedente al 1 gennaio del 1984 e siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente, con esclusione quindi delle lauree cosiddette triennali o di primo livello. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 9 dicembre. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito gdf.gov.it/area concorsi online, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. La pagina dello spettacolo, appuntamento col cinema, all'Antidoto di Gela e in proiezione il film Ti amo Presidente, sono due gli orari, 19.30 e 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.